get great deals at safeway this week at safeway get mega packs of bone in usda choice beef new york strip steak for 487 per pound or 3 ounce packs of wild caught lobster tail for 487 each with digital coupon limit 2 packs of steaks and 4 packs of lobster also this week get fresh whole dungeness crab for 497 per pound with digital coupon limit 4 plus shop the sparkling wine sale and get 30% off all 750 milliliter or larger bottles of sparkling wine visit safeway.com or head in store for more deals we get our weekly groceries delivered through Instacart because once football season starts, game time is family time. I can get everything my family needs for the week, from reliable staples to specialty ingredients, all delivered right to my door in as fast as one hour. So I can stay on my game without missing a minute of the game. Visit Instacart.com or download the app to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time, minimum order $10, additional terms apply. Instacart, add life to cart. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Vi diamo il benvenuto ad un nuovo numero di Parole di Vita, qui Review sul canale Parole di Vita. Ringraziamo il Signore per questa nuova opportunità che ci sta concedendo ancora oggi, in questo martedì 26. Ottobre. Siamo felici di stare insieme a voi. Vi ringraziamo anche per i vostri messaggi e anche per, aver, eh, per seguirci, per averci dato i vostri feedback durante le nostre iniziative. Ancora eh, vogliamo oggi porre attenzione, mettere focus la nostra attenzione. La nostra diretta sarà concentrata su una intervista che abbiamo. Eh, che ho personalmente eh, già realizzato un po' di anni fa e che mette in luce una eh, storia davvero difficile da credere, ma eh, poi ascolteremo dalla protagonista, anche se mascherata, riusciremo in un certo senso ad, ad individuare quali grandi pericoli si c'erano dietro eh, delle date, degli avvenimenti che noi forse a cuore cuor leggero affrontiamo nella nostra quotidianità, nella nostra società. Mi sto riferendo a quella che si sta aprendo in questi giorni, che è la settimana degli avvenimenti e delle, dei festeggiamenti di Halloween, una festa uh, quanto diciamo difficile. Da comprendere per noi cristiani, ma pare che sia in un certo senso abbastanza eh, seguita dai, eh, dal mondo intero, addirittura la scuola e i nostri ragazzi sono obbligatoriamente eh, eh, costretti in un certo senso a seguire dei programmi che sono di dubbia provenienza spirituale. Bene, non mi dilungo, do subito, eh, mando subito, chiedo alla regia di mandare subito il video perché sarà un'intervista breve, torneremo in studio e poi insieme leggeremo qualcosa dalla parola di Dio, secondo quanto il Signore ha messo sul mio cuore, metteremo in evidenza quanto sia importante restare attaccati al Signore, ascoltare la sua voce, nonostante quello che ci accade intorno. Quindi eh, vi lancio l'intervista e vi do appuntamento a tra poco. Punto. Dedichiamo questa puntata alla storia di Anni. Anni ha vissuto per ben 29 anni in una setta satanica e da qualche anno ne è uscita fisicamente perché non partecipa più a quei riti e ne è uscita spiritualmente perché ha incontrato Gesù il quale ha operato una liberazione. Benvenuta Anni. Grazie. Anni, come sei entrata in quella setta? Allora, i miei ricordi risalgono alle scuole elementari, ma in realtà sono stata portata all'interno di questa setta già quando avevo quattro anni. Quindi fin da mammina? <ride> sì. E I tuoi genitori hanno, uh, sono stati la causa uh, di, di, questa, di questa tua frequentazione? Ah, io non so esattamente chi mi <ride> abbia portato perché appunto ero piccola, però non ho mai avuto una famiglia che mi ha aiutato e quindi è stato tutto molto complicato. Cosa eh, succedeva in quei posti e durante quei riti, quelle riunioni? Ricordi che tipo di pressione psicologica eh, esercitano quelle persone sulla mente degli adepti? All'interno della sette intanto ci sono minacce, minacce di morte se, se uno prova solo a pensare di parlarne con qualcuno. C'è una vera e propria manipolazione mentale. Loro dicono di fare determinate cose per il tuo bene, ti dicono che attraverso determinate cose tu puoi acquisire più potere, però a me non interessava avere nessun potere, volevo solo uscire da, da quel posto. È stato un inferno durato 29 anni. Sì. Come hai fatto a trattenere, a stare in silenzio per così tanto tempo rispetto a, a tutti a tutte le violenze che hai subito, come ci sei riuscita Anni? Eh, ero un po' obbligata a questo, nel senso c'era la paura delle, delle minacce, c'era la paura di tutto quello che facevano e poi non sapevo neanche con chi parlarne, non avendo una famiglia comunque alle spalle. Quindi non, non, avevi, non avevi genitori che, potevano, che ti ascoltavano, che potevano darti un aiuto, anzi... Da quello che ho letto nella storia che racconti nel tuo libro, i tuoi genitori sono stati anche eh, in un certo senso complici nel disastro che è avvenuto nella tua vita sin da bambina. Vuoi raccontarci a cosa mi riferisco? Sì, ho ricevuto abusi anche all'interno della famiglia, quindi da mio padre, da mio fratello. E mia madre non si può definire una madre. Eh, lei lei non mi ha mai praticamente non mi ha mai voluta, mi dava, mi dava anche a queste persone in cambio di soldi, quindi non, non l'ho mai definita, non l'ho mai considerata una madre. E lei spesso mi insultava e continua ancora oggi ad insultarmi. E questo per molto tempo mi ha ferita profondamente, mi faceva stare male. E da quando poi però ho conosciuto Gesù questo non è più successo, a me ora non mi ferisce più quello che mi dice, perché anche se lei non mi ha voluta io invece so che Dio mi ha sempre Dio mi ha voluta, Dio mi ha sempre amata e mi ama e per me non è, non è, impor non è più importante quello che dice mia madre, io non sono quello che, che lei dice che sono, ma io sono quello che Dio dice che sono. Che bello. Quali sono le principali attività che si svolgono durante i riti? Beh, la prima cosa che avviene è un rito di consacrazione. E, e poi ci sono numerosi altri riti: riti che avvengono con animali ma anche con, con bambini. Sacrifici? Sì. Sono veri e propri sacrifici a Satana. Racconti anche di abusi, eh, ma soprattutto di aborti. Sì. Che valore ha l'aborto? Perché un tale accanimento? Allora, io all'interno della setta ho avuto quattro aborti, non per scelta mia, ma sono stati aborti provocati da queste persone attraverso calci, pugni. E altri metodi che usavano e all'interno della setta l'aborto è visto come il sacrificio più grande per Satana e attraverso l'aborto Satana acquistava ancora più potere eh, ci sono dei momenti precisi in cui questi riti vengono svolti e magari con una maggiore frequenza quali sono le date su cui il popolo di Dio deve porre attenzione ci sono delle date particolari durante l'anno, eh, vuoi dircene qualcuna? Sì, ce ne sono diverse in realtà di date, ma quella a cui loro diciamo tengono di più è, è quella di Halloween. Halloween per i satanisti è considerato il, il capodanno di Satana, eh, vengono fatti ancora più riti e loro pensano che in quella determinata data le richieste che fanno a Satana verranno esaudite. Quindi, in, in, il mondo in generale, che prende con una certa leggerezza il festeggiamento di queste date, di queste feste, dovrebbe fare maggiore attenzione e avere maggiore consapevolezza di quello che si festeggia in quei giorni. Assolutamente sì. Cosa consiglia quanti. Si sentono in questo momento bloccati in una situazione come la tua. Beh, magari si può pensare che, che non si può uscire da certe situazioni, ma um, c'è un'unica via, per uscirne quella via è Gesù. Amen. Eh, mi hai raccontato nel nostro primo incontro che eh, ad un certo punto. Avevi anche il bisogno di denunciare certe cose, ma non avevi nessuno al tuo fianco, fino a quando però non hai avuto la forza di farlo grazie all'incontro con persone speciali, persone che ti hanno aiutato ad uscire allo scoperto in questa tua storia, ma soprattutto ti hanno condotto per mano verso la liberazione completa in Gesù Cristo. Vuoi parlarci di loro? Sì, eh, beh, un ruolo essenziale direi l'ha avuto il mio pastore, che mi ha, mi ha consigliato di rivolgermi ad un altro pastore, pastore Corrado Maggia, eh, del quale Gesù si è usato per liberarmi. Quindi la mia rinascita è, iniziato, è iniziata quando io ho deciso di farmi aiutare. Da, da questo pastore e lì hai iniziato un percorso particolare hai cominciato a conoscere Cristo hai vissuto la tua liberazione sì. puoi raccontarci qualcosa di quei momenti immagino siano eh, momenti per una donna che ha sempre vissuto nel buio, nelle tenebre saranno momenti straordinari, speciali da raccontare quando invece ha visto per la prima volta la luce la luce di Cristo eh, sì eh, diciamo che quando ho iniziato a conoscere Gesù, ho sentito, la prima cosa che ho sentito è stato l'amore di Gesù. All'inizio mi spaventavo un po' perché io non, non avevo mai conosciuto l'amore, ma solo la violenza, gli abusi e tutto il resto, quindi ne ero anche un po' spaventata. Poi vabbè, ho capito che era un amore puro e quindi... Mi sono fidata, mi sono lasciata aiutare e ho deciso di mettere la mia vita nelle mani di Dio. Eh, C'è stato un momento molto rocambolesco nella tua vita, dove più volte hai tentato di mettere fine, di suicidarti. Mi raccontavi prima di un momento specifico che Dio ha usato una persona, una tua amica, per fermare eh, un, il momento preciso in cui stavi. Stavi buttandoti giù. Sì, in realtà io ho tentato diverse volte di togliermi la vita. Però ogni volta qualcosa, ma io dico sempre che forse era qualcuno, mi ha sempre fermato in tempo. Eh Dio. E l'ultima volta è stato il messaggio di una, di una mia amica molto importante per me. E mancava veramente poco perché io la facessi finita, ma... Lei mi mandò un messaggio e io sen ho sentito forte dentro di me di dover guardare questo messaggio anche se non volevo. E quando ho letto il suo messaggio, io sono tornato indietro e mi sono fermata. Possiamo dire che la tua amica è una donna dello spettacolo, e che eh, anche lei ha vissuto un'esperienza in una delle sette. E, e per la prima volta, quando vi siete incontrate, tu hai sentito il piacere di un abbraccio? Sì, diciamo che da lei è arrivato il primo abbraccio sano della mia vita. A quanti anni? Era il 2008, quindi non molto tempo fa. E lì possiamo dire che è cominciato un momento di ricostruzione, in, quella, in quel periodo Dio ha cominciato a ricostruire la tua vita. Adesso vivi una vita cristiana libera, completamente, sei passata all'azione in Cristo perché eh, grazie a Dio racconti la tua storia, la tua storia di liberazione, la potente mano di Cristo che è capace di liberare da qualsiasi legame e lo fai girando per le chiese e anche eh, grazie al tuo libro, hai scritto un libro che ti ha aiutato tantissimo a denunciare quello che hai vissuto, ma soprattutto a proclamare la potenza di Cristo che è capace di liberare. Che ruolo aveva Cristo prima, quando vivevi quelle circostanze lontano da Lui? Invece cosa è diventato ora Gesù Cristo? Allora, diciamo che io ho sempre sentito un amore particolare verso Gesù, però stando per tanto tempo dentro questa setta, eh, lì mi insegnavano a oltraggiare Cristo, quindi ero un po' confusa, diciamo. Ora, ora Gesù è il mio liberatore, quindi ora non c'è più confusione. Alleluia. Prima parlavi eh, di riuscire oggi a non, a non badare più alle accuse che ti rivolgono i tuoi familiari che non hanno ancora conosciuto Gesù Cristo. Qual è? il valore che dai alla parola perdono. L'essenza del cristianesimo è sintetizzata in questa parola, ma poi il cristianesimo che scende in ognuno di noi porta delle reazioni. La reazione del perdono nella tua vita, come si può spiegare? Eh, allora, non è stato, intanto non è stato facile perdonare, però io sono arrivato a perdonare tutte le persone della setta, sono arrivato a perdonare mio padre e sono arrivata a perdonare mia madre non è stato appunto facile però allora se guardiamo il lato umano nessuno di loro merita il perdono però io ho voluto guardare quello che dice la parola di dio e quindi sono arrivata a perdonare e ho perdonato non perché appunto loro se lo meritano per fargli un favore ma ho perdonato perché per una volta ho scelto di essere un po' forse egoista e ho voluto fare qualcosa per me, quindi ho perdonato in realtà per liberare me da ogni legame con queste persone, ho perdonato per non essere più legata a nessuno di loro in nessun modo. E io ho scoperto che il perdono. Il perdono può liberare da ogni tipo di vizio, peccato, legame. Nel mio caso legame con queste persone. E, e quando perdoniamo noi liberiamo benedizioni per e anche sulla nostra vita. E c'è una frase che ho sentito poco tempo fa che dice perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu. E questa um, non è solo una frase, è, è la verità. Sì. E, ascoltare le tue parole. Sono, sono parole bellissime dettate dal cuore, da un'esperienza viva. E, cosa consigli a quanti si stanno chiedendo eh, il perché di molti problemi, il perché di alcune circostanze nelle quali si sono trovati e involontariamente devono combattere quotidianamente, tutti i giorni? Forse anche solo un rimorso, una tristezza, un pensiero. Cosa consigli? Beh, innanzitutto, appunto, di perdonare, perché quello è, è la cosa principale. E poi di, di mettere davvero ogni cosa nelle mani di Dio. E Gesù è, è l'unica via. Lui è la vita, Lui è la, è la vera verità. Alleluia. Non c'è altro e con Lui se ne può uscire Qual è la, um, il ringraziamento che ti senti di fare in modo sp spiccato al Signore quando pensi alla tua storia? Eh, io spesso lo ringrazio perché um, io adesso so che in ogni momento era con me anche quando io pensavo che in realtà mi avesse abbandonato in realtà non era così io ho realizzato che Lui era con me che quando io soffrivo in realtà soffriva anche Lui e, e lo ringrazio perché, comunque, è grazie a lui se io oggi sono, sono qui, se sono uscita viva dalla setta. E lo ringrazio perché per il perdono. Perché io so che ha perdonato ogni cosa. Alleluia. E io a volte mi sono sentita in colpa per i riti che ho dovuto fare o per gli aborti, però. La parola dice che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in okay. Cristo Gesù. E quindi, se io avessi continuato a non perdonarmi, sarebbe, come stato, sarebbe stato come dire che il sacrificio di Gesù su quella croce non ha, non ha senso, che è inutile, e invece non è così. E poi, se Lui mi ha perdonato, chi sono io per non farlo? Quindi. Oggi la tua vita è completamente cambiata. Sì. Vivi una vita socialmente attiva, hai un lavoro, un'attività, un riferimento sociale abbastanza evidente, sei riabilitata, ristabilita, hai finalmente scoperto il valore di alcune parole come amore, appunto gioia, allegrezza, lode. Eh, abbiamo prima raccontato di una storia, mi hai prima raccontato eh, in privato quando ci siamo conosciuti, di una storia che mi ha fatto, fatto tanto pensare, che è appunto la storia di quando tu ancora non eri completamente libera e vivevi nella chiesa, venivi in chiesa, frequentavi eh, i culti e sentivi... Sentivi, ti sentivi respinta da alcune persone più che di altre, un po' come evidenziare che alcune persone in chiesa sono maggiormente benedette e guidate rispetto ad altre. A volte mi ha fatto pensare, mi ha fatto esclamare che probabilmente nemmeno i credenti investiti di un ministero, benedetti particolarmente, sanno il grande valore che hanno agli occhi anche del nemico stesso, del diavolo stesso e quindi a volte eh, noi ci, non ci valorizziamo appunto come Dio ci valorizza e la tua storia ci mette di fronte ad uno specchio, allo specchio della parola, dell'esperienza che ci porta a glorificare Dio perché lui è capace di riqualificare ogni vita che si apre a lui. L'intento dei riti era quello di portare alla fine le persone cosa significa? Eh, per fine loro intendono morte ecco quello di Dio invece è portarli all'inizio alla liberazione alla salvezza alla vita questo è l'appello che noi rivolgiamo a quanti ci stanno ascoltando ci stanno seguendo in questa intervista se avete raggiunto questo momento dell'intervista sarete sicuramente interessati e in qualche modo siete eh, interessati a questo argomento, noi vi diciamo con tutto il cuore che Cristo spezza ogni legame. Non vi intimorite, non ti intimorire. Non sei tu la colpa degli abusi che subisci, non sei tu la colpa della situazione in cui ti trovi. Sei probabilmente stato indotto da qualcuno da qualcosa. Oggi c'è un messaggio di salvezza e di riqualificazione per la tua vita. La storia di anni ci porta dinanzi ad una verità spesso nascosta: verità probabilmente che nessuno ci dice mai, che è quella della liberazione dai legami demoniaci. Il diavolo è sconfitto, i demoni sono sconfitti nel nome di Gesù Cristo. E noi, se vuoi, possiamo aiutarti in un percorso di completa liberazione. Contattaci. Al nostro studio, ai nostri numeri e potrai rimanere in contatto con noi e possiamo indicarti delle persone sul territorio che possono seguirti nella fase di liberazione. Gloria a nome del Signore per questa intervista oramai registrata nel lontano 2018, ma rinnoviamo questo, eh, questo appello. Se eh, ascoltando questa storia hai ehm, avvertito l'esigenza di entrare in contatto con noi e anche oggi continuare a pregare e ricevere consigli su come uscire da problemi di possessione, di ossessione, ti lasciamo il nostro numero che okay? è il 379-2710854. Proveremo ancora eh, oggi, a distanza di qualche anno, eh, possiamo, possiamo dire che siamo ancora al servizio di tante anime, tante persone che ci scrivono, che hanno bisogno proprio di liberazione. Potresti essere tu in questo momento che mi stai ascoltando ad avere questo bisogno, puoi scriverti. E chiederci aiuto a tale proposito. Ancora voglio eh, ricordare che questa intervista fatta un po' di anni fa mostra una Enni coperta che eh, non aveva ancora l'autorizzazione e non era ancora libera di eh, uscire a viso scoperto. Ma oggi Enni è una figura di Dio ancora più consolidata da allora e gira le chiese e ha una, eh, suo, un suo seguito anche sui social, le, eh, su, sui quali. Lei racconta queste cose. Grazie a Dio oggi ha visto scoperto perché ha avuto la possibilità di denunciare e di mettere alla luce quanto il Signore, sempre più alla luce, quanto il Signore ha fatto nella sua vita. Questo è quello che fa il Signore. Entra nei tuoi problemi, entra nella tua difficoltà ed è capace di travolgere e stravolgere completamente la tua vita se tu glielo consenti, Lui ascolta il tuo grido di aiuto. Lui ascolta la tua preghiera, Lui ascolta il grido del tuo cuore, quello più intimo, quello che probabilmente nessun uomo, nessuna donna, per quanto bene ti voglia e per quanto amore ti stia dimostrando, bene, quel grido che nemmeno la persona più vicina può ascoltare, Dio l'ascolta. La cosa bella che oggi vogliamo evidenziare insieme, ed è una cosa veramente straordinaria, è che Dio è capace di ascoltare il grido del tuo cuore. Anche se tu non hai le parole per spiegarglielo. Questo non è un invito a non raccontare a Dio ogni cosa che ti accade, anzi è straordinario nell'intimità quotidiana avere con Dio un rapporto speciale e diretto e aperto e sincero. Ma Dio si presenta alla tua vita nei momenti più difficili. E con Lui non devi assolutamente cercare parole per spiegare. A me è capitato un periodo nella mia vita, forse l'ho già detto agli amici di review, in cui ho dovuto fare i conti col fatto che nessuno credeva a quello che stavo vivendo, nessuno comprendeva il momento che stavo vivendo. Probabilmente era perché non avevo le parole giuste per spiegare quello che stavo vivendo. Bene, il Signore, in quel periodo, in quel periodo di prova difficile, si è presentato alla mia vita con. Come un padre si presenta ad un figlio, ad una figlia e non ha posto dinanzi alla mia vita soltanto le orecchie per ascoltare eh, quello che avevo da dire, ma ha posto le sue braccia, il suo petto, ha detto: Poggia il tuo capo qui sul mio petto. Io ho sentito. Una comprensione straordinaria in quel momento, una comprensione che ha stravolto completamente la mia vita. Questo è quello che può accadere nella tua vita: se non hai le parole per spiegare a Dio quanto vivi, Lui può ugualmente comprenderti. Credi, però che Egli è lì accanto a te, in questo momento è lì accanto a te. Vorrei leggere a tale proposito un versetto e un passo della parola di Dio nel quale è elencato ed è ben descritto un aspetto molto importante della relazione che il Signore richiede ai Suoi figli. Ed è un versetto letto, lo leggiamo insieme, così come è scritto in Giovanni al capitolo 10, un passo molto conosciuto. Spesso anche raccontato ai bambini alla scuola domenicale, ma questa mattina vogliamo eh, ascoltarlo e viverlo insieme. Così come è scritto in Giovanni al capitolo 10, e un passo di 15 versetti molto, molto famoso. In verità, in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed è egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori quando ha messo fuori tutte le sue pecore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce ma un estraneo non lo seguiranno anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei questa similitudine Gesù disse loro, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvo. Sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me. Come il padre mi conosce, io conosco il padre e do la mia vita per le pecore. Questo passo molto famoso, cari amici, mette in evidenza un aspetto molto importante della relazione con Dio, ovvero la voce di Dio. In un dialogo, bene, lo sappiamo, insomma è una cosa che appartiene alla nostra quotidianità, per essere chiamato tale dialogo c'è bisogno che ci siano due interlocutori. E quello che prima ho detto, ho accennato, è di fatto, una, eh, di fatto un racconto che è appartenuto anche alla mia vita, alla mia esperienza, che evidenzia un fatto molto importante, ovvero che con Dio probabilmente le parole non bastano, c'è bisogno di dimostrare un sentimento di intimità. E per far sì che questo accada, lo scambio di intimità con il nostro Signore Gesù può avvenire con le parole dette da noi. Ma anche con le parole e con i sentimenti detti da Dio. Dio parla ancora, Dio è capace di parlare ancora. Dico capace perché spesso noi, con i nostri ragionamenti e col nostro pensiero, con le nostre convinzioni, vogliamo relegare Dio soltanto in un angolo ristretto della nostra vita. C'è qualcuno che, per esempio, lo mette eh, racchiuso in una statua. C'è qualcuno invece che ama metterlo all'interno di un taschino con le figurine eh, come quelle che si usavano ai tempi insomma, religiosi di una volta. Ma anche tra, nel popolo di Dio, anche tra di noi, c'è il rischio di fare la stessa cosa. Amiamo mettere la voce di Dio o al massimo consentirgli di parlare soltanto in alcuni momenti della nostra settimana, per esempio nei, nei momenti in cui frequentiamo i cristiani durante i culti. Bene. Dio ama parlarti tutti i giorni, in ogni circostanza e questo è sinonimo di un desiderio da parte di Dio di avere una relazione con te. Il passo che abbiamo letto è bello perché racconta Gesù è straordinario, sempre, e quando racconta questa cosa mette in evidenza un, un aspetto importante che è quello che Gesù parla alle pecore. Gesù parla alle pecore. Qualcosa di straordinario ancora di più è che le pecore ascoltano Gesù, il Sommo Pastore. Se sei una pecora che sta ascoltando la voce di Dio, oppure ti stai facendo abindolare probabilmente dalla voce di un mercenario venuto improvvisamente nella tua vita e che molto probabilmente di fronte al rischio scapperà via, Dio deve essere il tuo pastore. Non lasciare abbindolarti dai mercenari di turno. Potrebbero essere questi i mandati dal nemico. Abbiamo ascoltato la storia di Enni che evidenza che l'opera del nemico è tutt'altro che eh, morta, anzi, il nemico è all'opera. E questa settimana sarà una settimana importante per i figli di Dio, come abbiamo già detto. Quindi dobbiamo tornare velocemente per chi non lo è già, in un'intimità stretta perché non, non solo c'è bisogno di raccontare a Dio quanto abbiamo bisogno, anche senza le parole, ma c'è anche bisogno di ascoltare quello che Dio ha da dire alla tua vita. Quindi quello che voglio dirti, e con questo ti lancio un ultimo annuncio, un ultimo appello, è di tornare di nuovo ad ascoltare la voce di Dio. Quella voce che è capace di mettere ordine nella tua vita, quella voce che è capace di mettere ordine. Nella tua situazione, che è capace di dare sollievo alla circostanza che stai vivendo. Quello che stamattina stai ascoltando è un messaggio che il Signore ha messo sul mio cuore, che voglio fortemente che tu riceva, così come tale. Non come la parola che sta dicendo Michele in questo momento, che è un semplice strumento anche indegno. Ma quello che il Signore vuole dire alla tua vita, al tuo cuore è che Lui sta provando a parlarti. Ma il rumore intorno a te sta impedendo di ascoltare il sussurro di Dio, che vuole portare nient'altro che amore, salvezza, risoluzione. Abbiamo letto nel Passo proprio il fatto che il nemico, quando viene, abbiamo letto insieme: il, vi, il nemico quando viene non fa altro che distruggere, abbattere, eliminare. Questo vuole fare. Non lasciarti accarezzare da questo sentimento, insomma, questo appagamento iniziale del diavolo. Il diavolo viene, ti accarezza, ma poi ha l'intento di distruggerti, di eliminarti. Vuole eliminare la tua vita, vuole portarti lontano da Dio definitivamente. Lo vuole fare perché? Lo vuole fare perché tu hai deciso di amare Dio, hai accettato Gesù nel tuo cuore, ma in questo preciso momento forse sei distratto, sei distratta, e Lui viene proprio per stritolarti, perché questo è il momento in cui nella tua debolezza potrai abbandonare Dio. Questo è quello che vuoi veramente? E veramente questo è quello che sta, stai ammendo per la tua vita, per il tuo futuro? Dio ha un piano straordinario per te, te lo ha dimostrato più volte, ti ha chiamato forse al servizio, ha messo in te già la dimostrazione di una pace, di una sicurezza, di un futuro. È questo il Dio che hai conosciuto. E a questo Dio io ti invito di ascoltare questa mattina, ascoltare il Suo consiglio, ascoltare la Sua dolce voce. Non ho mai sentito parlare Dio. Come fai, fratello? Come fai, Michele, a dire che Dio parla? Mi piace un versetto che è scritto nel Salmo 27, precisamente. Dovrebbe essere il versetto 10, in cui è scritto, oh, il versetto 8, perdonatemi, in cui è scritto Il mio cuore mi dice da parte tua. Il mio, Davide, un cantautore, uno che suonava bene e scriveva bene le canzoni, innalzava Dio attraverso questo salmo, che significa canto, e diceva: Io sento, il mio cuore sente da parte tua. Il mio cuore da, dice da parte tua. Questo cuore deve essere lavato, deve essere rigenerato, perché solo in questo modo puoi ascoltare la voce del Signore. Ti invito a leggere a casa con calma il Salmo 23. Leggilo con questa ottica. Abbiamo ascoltato e visto... Il pastore con le pecore se ne vedono pochi oggi nelle nostre città. Un pastore con le pecore che prende, le porta, le, le cura, così ha fatto Gesù in Giovanni 10. Ma ascolta il Salmo 23, leggilo, affrontalo, meditalo e vedi invece come si sentiva dal punto di vista di pecora, come si sentiva la pecora curata da questo pastore. Abbiamo visto un intreccio straordinario di un pastore che cura le pecore nel Nuovo Testamento, il nostro Signore Gesù Cristo, e di una pecora nell'Antico Testamento che brama e loda il suo Signore nonostante le difficoltà che probabilmente dovremo attraversare. Hai notato? Hai notato che il punto di vista di una pecora eh, è più basso di quello del pastore che è più alto, perché il pastore guarda più lontano il pastore guarda con occhi d'amore. Il pastore non vieta alla pecora di affrontare la difficoltà, ma non si allontana mai da essa. Parla ad essa ed essa lo ascolta. Sento la parte del Signore che in questo momento vuole benedire la tua vita. Per questo noi pregheremo pregheremo anche nella nostra redazione. Vi saluto, volgo al termine questa puntata, la, ripetendo il nostro numero di telefono così che potete continuare a scriverci se avete altre domande, ma vi consigliamo, vi chiediamo di scriverci anche se volete eh, unirvi, congregarvi ad un gruppo nella vostra zona, perché è importante anche che voi cominciate e che continua, continuiate ad avere una relazione anche con i vostri amici con i santi della vostra zona. Geograficamente parlando è importante congregarsi insieme e vivere la benedizione di Dio come quella che probabilmente stiamo vivendo stamattina. È stato un piacere stare con voi, vi ringrazio anche per averci ascoltato, per avermi ascoltato e sono contento e felice di poter avere una famiglia che si chiama appunto Review. Insieme a voi è veramente bello servire il Signore. A Dio sia la gloria e Dio vi benedica. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.